Benvenuti, in questo video vedremo come effettuare una corretta color correction della pelle in Filmora 13. Quando dobbiamo fare la color correction, uno degli elementi più importanti è il colore della pelle delle persone, nel senso che quando andiamo a cambiare e modificare i colori, dobbiamo stare attenti che la pelle abbia sempre un colorito naturale, quello che si chiama appunto incarnato. Naturalmente, essendoci riprese in condizioni diverse, in interno e in esterno, e con illuminazione sempre differente, è difficile avere un punto di riferimento da utilizzare ogni volta. Per questo motivo, per sapere qual è il colore effettivo che dobbiamo raggiungere e che correzioni fare all'interno dell'immagine, è importante utilizzare gli scopes, ossia i grafici che sono stati introdotti nell'ultima versione di Filmora, che ci permettono di analizzare i valori dell'immagine. Su questi abbiamo fatto un video apposito che spiega nel dettaglio ogni singolo grafico. Se però dobbiamo nello specifico modificare la pelle, il grafico più adeguato è il vettorscopio. Questo grafico ci mostra all'interno dell'immagine la tonalità generale e quindi verso che colore l'immagine sta andando o verso quali colori nel caso appunto non siano uniformi. Vediamo per esempio in queste immagini, che sono già ben bilanciate, come il grafico tenda verso una direzione precisa. E in generale all'interno di questi grafici abbiamo un elemento che ci dice qual è il punto di riferimento per il colore della pelle. Nel vettorscopio in particolare è proprio questa opzione qua, mostra indicatore tono incarnato. Questa barra, infatti, che si trova proprio vicino al colore rosso, ci indica quale dovrebbe essere la tonalità corretta che la pelle deve avere all'interno della nostra ripresa. Quindi, siccome in queste riprese abbiamo già un grafico che si sovrappone a questa linea, vuol dire che il tono è corretto. Diversamente, dovremo andare a modificarlo. Per esempio, vedete in questa ripresa che ci sono diverse tonalità, anche perché abbiamo un colore molto forte, ad esempio il rosso, che devia quindi l'immagine in quella direzione, ma anche gli altri toni si distaccano leggermente dalla linea che indica l'incarnato. Quello che dobbiamo fare è naturalmente andare negli strumenti di colore e andare a modificare le impostazioni, ad esempio di temperatura e di tinta. Quindi spostando questi valori noi andiamo a modificare la posizione degli elementi del grafico, ossia i colori. Il problema è che quando abbiamo un'immagine con molti elementi è difficile andare a distinguere quale effettivamente è la porzione di immagine relativa al volto o comunque alla pelle delle persone. Allora in questo caso si può fare un piccolo trucco, ossia selezionare l'immagine e andare a nascondere tutto tranne una porzione del volto o in generale comunque della pelle visibile nel video. Andiamo quindi all'interno della nostra ripresa, selezioniamo video e selezioniamo maschera. Facciamo una semplice maschera su un punto del volto in modo da concentrarci e visualizzare soprattutto nel grafico solo ed esclusivamente i colori relativi al volto stesso. A questo punto guardiamo il grafico e andiamo a cambiare le impostazioni di colore in modo che il più possibile le due linee vadano a coincidere. In questo caso basta veramente un piccolo ritocco, probabilmente sulla tinta, per spostare leggermente il grafico e andarlo a sovrapporre. Adesso possiamo semplicemente cancellare la nostra maschera e andare a vedere il risultato finale. Una cosa utile può essere appunto controllare il prima e il dopo di questa modifica. Quindi andiamo ad esempio a disattivare e riattivare il colore. Vedete proprio come l'originale tendesse effettivamente più verso il verde, e la cosa in effetti è visibile anche dal grafico, e come invece la nuova versione presenti dei colori molto più naturali del volto. A volte sono piccoli ritocchi, come in questo caso, dove però effettivamente la differenza, una volta effettuata, si vede. La stessa cosa è possibile fare in altre riprese, dove possiamo notare un distacco, diciamo, dal colore di riferimento. In questo caso non sembra essercene bisogno, ma possiamo andare comunque a controllare, visto che l'immagine ha diverse tonalità che si avvicinano a quelle della pelle del soggetto. Quindi creiamo la maschera, selezioniamo una porzione del viso e andiamo a controllare. Anche qui è praticamente corretta, ma in ogni caso noi faremo la modifica giusto per vedere se effettivamente c'è una differenza. Quindi ci spostiamo leggermente sul grafico, togliamo la maschera, controlliamo
E effettivamente, ora riguardando il prima e il dopo, notiamo che ora il colore è più adeguato ed è più naturale rispetto all'immagine originale, anche se sul grafico si trattava di una modifica veramente poco visibile. Naturalmente ci sono casi in cui il tutto è molto più visibile, come in questo caso. Già a livello di grafico notiamo uno spostamento, tutto verso il giallo e verso il verde. Possiamo anche evitare in questo caso di selezionare il volto, perché tutto il grafico deve essere palesemente spostato, ma per sapere in modo più preciso cosa dobbiamo fare, conviene comunque fare questo passaggio in modo da essere più precisi. Qui tra l'altro abbiamo anche sfumature diverse perché il volto non è illuminato in maniera regolare, e vedete che il distacco del grafico rispetto al punto di riferimento è effettivamente più evidente. Quindi spostiamo la tinta. Naturalmente noi possiamo fare la stessa cosa anche su un colore specifico se vogliamo, utilizzando gli strumenti HLS o le curve, ma in questo caso probabilmente andrà a migliorare l'intera immagine. Eliminiamo la maschera, vediamo il prima e il dopo. In questo caso forse abbiamo aumentato troppo la tinta, quindi quello che possiamo fare è diminuirla leggermente per compensare ed eventualmente anche andare ad aggiustare la temperatura colore. Poi naturalmente, se il nostro intento non è solo correggere la pelle ma dare anche un mood diverso all'immagine, possiamo farlo. Abbiamo quindi visto come correggere correttamente il colore della pelle all'interno di un video utilizzando i nuovi grafici e utilizzando un piccolo trucco per aiutarci. Come al solito fatemi sapere se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial.